si vede. Se cari amici, buon sabato, buona pallavolo a tutti quanti. Siamo nella fase 2, perciò durante il lockdown ci siamo visti tutti i giorni per parlare con alcuni amici del mondo della pallavolo. Durante la fase 2 invece proseguiamo solamente durante il weekend. Oggi è sabato, perciò avremo due palleggiatori di temperamento come quelli che piacciono a me, che saranno con noi, con i quali chiacchiereremo con grande piacere a tutto tondo intorno al mondo della pallavolo, come Noemi Signorile e poi Michele Baranovic. E poi vi preannuncio che invece domani alle 14 con noi ci sarà Giulio Sabbi e alle 14.30 Marco Mencarelli. Perciò proseguiamo un po' il discorso per quanto riguarda la pallavolo affrontata da più punti di vista, perciò giocatori, allenatori, tecnici, insomma, per sentire tanti pareri, perché a noi piace così, poi ci piace dare voce ai protagonisti e soprattutto ai protagonisti che sorridono, come Noemi Signorile, che ritrovo con grande piacere. Regalaci un bel sorriso, che ne abbiamo bisogno, Noemi. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Tu? Bene, grazie. Siamo dei privilegiati, Noemi, perciò partiamo da questo. Ne parlavo prima con il mio amico Dan Peterson, gli ho detto, mi ha chiesto come stai? Siamo fortunati. Lui ha detto, è vero, e perciò partiamo con questa piccola perla di saggezza. Allora, la nostra è una chiacchierata, lo sai, all'insegna della casualità, zigzagheremo sì. Tra la pallavolo e quello che ci viene in mente di parlare. Inizio così, finalmente torno in Italia. Sì, finalmente torno in Italia, dopo 3 anni all'estero rientro. Era ora? Sì, sono contenta, sì, ho fatto le mie esperienze, ora è ora di rientrare. Ecco, è ora di rientrare. Allora, partiamo subito con la prima immagine che ti ho preparato. Tu non sai niente, ovviamente, parto facendoti sorridere. Guardati qua, chi è questa qui e cos'hai in mano? Sì, è lì, abbiamo vinto. È stata veramente una bella emozione, veramente una bella emozione. Abbiamo vinto la Supercoppa a inizio stagione. E poi, vabbè, avevamo vinto lo Scudetto l'anno prima, quindi sono stati due trofei abbastanza ravvicinati, perché a maggio dell'anno scorso campionato e a ottobre la Supercoppa. Ma dici dove? Perché così ci fai un po' sognare, perché non è che sei andato a giocare a Kathmandu, cioè la vita a volte la vita può essere dura, tu dove eri a giocare? A Cannes, in Francia. Possiamo dire che c'è di peggio al mondo? C'è di peggio al mondo, Direi di sì, direi di sì. Cosa ha significato questa tua esperienza all'estero, Naomi? Ma è stata veramente una bella esperienza, perché comunque ho conosciuto una cultura diversa dalla mia, diversa mm-hmm. dall'Italia, sia pallavolisticamente che anche fuori, comunque persone che si comportano in modo diverso da come ci comportiamo noi italiani, quindi sono state veramente delle esperienze bellissime sia a Bucarest che a Cannes e torno veramente con un bagaglio da tutti i punti di vista. Allora, hai parlato di Bucarest, mentre tu chiacchieri, io qualcosa ho preparato, dopo ci fai vedere anche tu cosa hai preparato. Io cerco di immaginare dove può finire il ragionamento e perciò eccoci qua. Chi è questa? Sempre io, a Bucarest. Cosa sei finita a fare a Bucarest? Cioè, con tutto il rispetto ovviamente, è una bella città, però non è Cannes. Ecco, come mai sei finita là? Ci vuole del coraggio anche, a un certo punto. C'era un progetto ambizioso, volevano vincere il campionato, volevano vincere tutto. E quindi ero un po' incuriosita da questa cosa qui, anche perché volevo fare esperienze nuove, è stato il mio primo anno fuori dall'Italia e quindi ho detto ma sì, dai, proviamo, mi butto in questa nuova avventura e alla fine è andata bene perché abbiamo vinto la Coppa, il campionato, quello che c'era da vincere l'abbiamo vinto e è stato bello. Nella Divizia A1, così si chiama, così diciamo anche un po' i campionati, invece come si chiama il campionato francese? Ligue A. Ok, così facciamo anche un minimo di cultura, cioè voglio dire, no? Così, facendo questo excursus di carattere europeo, perché hai deciso, Noemi, di uscire dalla comfort zone? Cioè, tu eri una pareggiatrice nell'ambito della nazionale, sei sempre stata in top team, poi lo ricorderemo, ad un certo punto dici, prendo e vado a giocare in Romania, cioè, ci vuole un po' di coraggio. Sì, ho voluto prendere questa decisione perché volevo mettermi in gioco. Ero abituata a stare sempre a casa, sempre comunque, diciamo, protetta nei
luoghi. Io ho detto, ma sì, proviamo, facciamo questa avventura, vediamo se va bene. Alla fine è andata bene. Ho detto, ma sì, la faccio ancora un attimo. Altri Francia. Allora, salutiamo tutti quelli che ci salutano. Guarda, qua c'è Chiara Castagnetti, prima Diego Biondini, che è un grande medico, grande appassionato di pallavolo. Ci sono dei tuoi fan speciali, Flavio Marelli, che tra l'altro ha una squadra di pallavolo che speriamo presto di vedere in Serie A. C'è un progetto bellissimo a Vicenza. Insomma, c'è un gruppo di amici che ci sta seguendo. Li abbracciamo tutti quanti. Se hanno qualche poi domanda, ovviamente io te la faccio. Che oggetto hai preparato? Perché io non so niente. Beh, abbiamo già parlato, ma E quella è? è la medaglia del campionato dell'anno scorso, che è stata veramente una grande emozione, perché comunque è stato un bel campionato lungo, abbiamo finito a metà maggio, e abbiamo veramente lottato fino all'ultimo. Bello perché erano un po' di anni che Can non tornava diciamo, a vincere, quindi alla fine abbiamo riportato lo scudetto a Can ed è stato veramente bello. Ci dici com'è il campionato francese? Perché ne abbiamo parlato spesso a livello maschile, fra l'altro ci sono delle regole anche di carattere previdenziale, assistenziale, cioè una cosa un po' diversa rispetto all'Italia. E quello, ciao Diego, grande medico e soprattutto grande appassionato di pallavolo. A livello femminile com'è il campionato? Ma allora, è leggermente più basso rispetto a quello italiano, che comunque quello italiano secondo me è il top del top, quindi. Però è bello perché comunque la scuola francese è un po' particolare. Ho fatto delle partite dove magari giocavamo contro squadre che sulla carta erano molto più scarse di noi, però avevano queste ragazze francesi che non si buttavano, si lanciavano da tutte le parti, avevano proprio. Non che qui non ci sia, ci mancherebbe. Però questo l'ho visto molto, soprattutto nei giocatori francesi, quindi quello mi ha colpito abbastanza. Salutiamo anche gli amici della Cuneo Grande, che è il club dove vai a giocare. Il tuo presidente è stato un grande giocatore di pallavolo, fra l'altro. Salutiamo. Ciao Diego, voglio dire, epoca che la mia generazione ha vissuto con ammirazione, quella del grande Custorino, la prima vittoria della Coppa dei Campioni, si chiamava allora 1980, battendo i colossi dell'Est. Insomma. Vabbè, non facciamo troppi ricordi, parliamo di attualità. Dimmi questa tua attività infinita che hai sui social, perché ti vedo sbizzarrita. Sì, mi diverto perché alla fine, vabbè, a parte che questa quarantena, alla fine ero a casa, ho detto che faccio? Studiavo, mi allenavo, però non è che potevo sempre solo studiare e allenarmi. E quindi ho detto, ma sì, adesso faccio qualcosa di diverso. Allora mi sono incominciato a fare questi TikTok che, diciamo, poi sono andati bene perché comunque la gente mi chiedeva di farne altri, quindi ho continuato e boh, è uscita questa parte un po' pazza di me. Ti chiede, il tuo cagnolino chiede Diego. Sì, è qui. Macchia, vieni qua a prendere, dai. Vieni. Oh, arriva. Eccolo. Come si chiama? Faccelo vedere come si chiama. Adesso Macchia. Ciao. devo farti la domanda. Ce l'avevi già prima del lockdown o l'hai preso per andare in giro? L'avevo già prima. Ok, visto l'affetto che ti riserva, ci credo, ci credo, ci credo. Avete sentito tra l'altro che Noemi è molto avanti perché ci ha parlato di TikTok, perciò siamo già nella fase, qui siamo nella fase 2 dei social, perciò brava, forse sei nella fase 3 tu, brava, complimenti perché TikTok veramente hai dimostrato di essere avanti. Ti faccio vedere, no, cosa studi? Scienze della comunicazione. Brava Noemi, brava, brava. Vuoi fare la giornalista grande? Sì? Sì, beh. Secondo me, ascolto un vecchio del mestiere, secondo me hai i numeri. Brava, brava. Quando torno a fare la televisione ti prendo, va bene? Bene, me lo ricordo, Non lo so che hai buona memoria, fai la palleggiatrice, se ti ricordi tutti gli schemi ti ricordi anche quello che ti ho detto io oggi. Ah, una mi ricordo. cosa importante, è la prima volta che io e Noemi parliamo. Perciò. Non ci siamo, a parte ciao ciao qualche volta sui campi, perciò quello che uscirà sarà l'insegna della spontaneità. Guarda qua. Bergamo, bei ricordi anche lì. Lì è stato veramente be bellissimo perché era il mio primo anno in A1 e io l'anno prima giocavo in A2, quindi vedevo Piccinini, Righetti, Lo Bianco, cioè in televisione. Quindi
Poi mi sono trovata lì con loro, ma mi sembrava un sogno, quindi veramente una bellissima, bellissima esperienza. Scudetto, Supercoppa, è l'unico scudetto che hai vinto in Italia. Perciò ce l'avrai nel cuore. Sì, è quello assolutamente, certo, quello sì. Allora, visto che ti abbiamo fatto sorridere, ti chiedono di rifarci la canzone di Nino Banfi su Grandi Magazzini che hai fatto su TikTok. Ah, così in diretta, poi, come sono contento. Forte noi. Forte, 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 forte. Ti faccio vedere un'altra fotografia, mi dici un pochettino cosa evoca in te. Aspetta che mi cade la birra, dopo non prendo più appunti. L'azzurro, l'azzurro. Sì, anche lì veramente sono state bellissime esperienze, soprattutto quando siamo andati a vincere la Coppa del Mondo in Giappone, lì è stato veramente bello, grandi emozioni che porterò sempre nel mio cuore perché veramente vincere una Coppa del Mondo è tanta roba, quindi sono stati veramente dei bei periodi. Allora, il vestito 79 volte ho guardato la maglia della nazionale ed eccola qua, hai parlato della Coppa del Mondo, eccoti qua. Ecco qua, è la Coppa del Mondo del 2011 che tra l'altro ha significato lascia passare per Olimpiadi di Londra, cioè era una Coppa del Mondo che aveva significato perché a volte ci sono dei tornei in Giappone, quelli di novembre, che insomma sono più che altro dei bei pretesti per andare a fare del turismo sportivo per gli atleti, soprattutto nella pallavolo, in cui si gioca un po' troppo delle volte, ad esempio la World League, il Grand Prix, siccome li ho tenuti a battesimo, un giorno mi spiegheranno poi perché si gioca così tanto, però ci penseremo. Cosa ha significato questa grande vittoria per te, che è una delle due con l'azzurro, poi c'è anche un oro ai giochi del Mediterraneo, ma la Coppa del Mondo è la Coppa del Mondo, te la rifaccio vedere. Sì, no, è stato bello anche perché lì alla fine avevo avuto anche un po' di spazio, ho giocato qualche partita, quindi l'ho vinta anch'io, diciamo, l'ho vissuta proprio Ho bene. guardato prima i tabellini, in effetti hai giocato, c'era lo bianco, cioè non è Sì, che... c'era lo bianco, certo, io seconda anello, quindi una grande maestra per me, lei è sempre stata mio idolo fin da quando ho cominciato a palleggiare, quindi sempre stato un onore poter essere la sua seconda, sia in nazionale che a Bergamo. Ecco, sei arrivato spontaneamente, come si svolge? In maniera intelligente, e uso questo aggettivo apposta, il ruolo di secondo palleggiatore, perché sai che è un ruolo che è difficile, soprattutto in nazionale, soprattutto in nazionale. Qua c'è una letteratura infinita, no? Di grandi giocatori che non si sono adattati a fare i secondi, o anche la convivenza, sia il maschile che il femminile, tra grandi palleggiatori. Come si fa? Ma guarda, alla fine io ho praticamente sempre fatto la seconda a lei, perché sia a Bergamo che ho fatto la seconda, e poi ho sono andata a giocare titolare e in nazionale, quando nel periodo in cui ero in nazionale c'era lei, quindi lei per me era il mio idolo, quindi cercavo di apprendere il più possibile da lei, cercavo di chiedere anche consiglio, lei poi comunque è una persona stupenda, gentilissima, che mi ha dato una grande mano, soprattutto quando a Bergamo, quando ho giocato una parte della stagione che lei aveva avuto dei problemi. E mi dava veramente tanti consigli, una ragazza d'oro, e ho imparato veramente tanto. Quindi io non ho vissuto tanto dualismo da quel punto di vista, perché alla fine per me era tutto un apprendere in più, non di certo un cercare di rubare il posto, assolutamente. Credo che il CT, ne ho conosciuti tanti, debbano pensare bene quando fanno l'accoppiata dei due palleggiatori. Cioè, il secondo palleggiatore è un ruolo importantissimo nell'economia di una manifestazione, non solo della squadra. Perciò, se lo sbagli, possono nascere dei casini. Molti problemi spogliatoio, sì, è vero. Se lo azzecchi, e a volte, infatti, qualcuno dice, ma... Non faccio degli esempi specifici, ma se vuoi li posso anche fare. Ma perché ha preso quello lì che ce ne sono sei più forti? Perché in quel momento andava bene. Sì, Abbiamo parlato di Londra, insomma, al maschile sono state fatte due scelte particolari perché bisognava mettere nelle condizioni il palleggiatore titolare di star tranquillo e gli hanno messo di fianco un giocatore che sapeva fare quel ruolo lì. Nome e cognome, Dragan Travica e Dante Boninfante, ad esempio. Ti chiede Roberto Casadei, che è un grande esperto di pallavolo, tifosissimo di Modena, un po' in apprensione per quello che sta succedendo
nella città della Ghirlandina al maschile, in quali club hai giocato in A2? Io lo so perché ho guardato la guida al volley, dillo tu dove hai giocato in A2. Ah, in A2 ho giocato a Cremona e a Verona, 2 anni fa. E prima nel? Prima ho fatto il Club Italia. Ecco, volevo arrivare lì. Com'è? Com'è Allora, fare l'esperienza? esperienza un po' difficile per me perché comunque è stato il mio primo anno fuori di casa e all'inizio ho patito un po'. Ho patito un po', però ho avuto cioè, ho la fortuna avere dei genitori stupendi che hanno fatto veramente salti mortali per venirmi a vedere, a trovare, per farmi sentire tranquilla e non abbandonata come io pensavo di essere abbandonata. E quindi mi hanno aiutato tanto, mi hanno supportato tanto ed è grazie a loro che comunque ho continuato il percorso e sono arrivata dove sono arrivata adesso. Saluto con affetto e amicizia la senatrice Daniela Sbrollini che ci sta seguendo in questo momento. Vedi la manina, ciao Daniela, grande esperta ed appassionata di sport. Un giorno facciamo una diretta, Daniela, con te perché vabbè, non parleremo di pallavolo, ma parleremo di sport con grande piacere. Tra l'altro, conosci bene la pallavolo, Daniela. Perciò, c'è anche Chicco Blengini. Ciao Chicco, ieri sera abbiamo fatto una diretta. Facebook sulla pagina Fantini Club per parlare del futuro di pallavolo e di pallacanestro. C'era anche il presidente della Lega Volley, neo presidente Massimo Righi, neo presidente della Lega Basket Umberto Gandini, c'era anche Chicco. E allora ti faccio la domanda: sei tornata in Italia nella fase post-Covid? Sei preoccupata quanto per come sarà la pallavolo italiana? Sì, sicuramente sono rientrata in un momento non semplice, non facile, quindi quello lo so. Però alla fine, boh, secondo me, sì, sicuramente dopo Covid si sentirà, perché anche adesso comunque non sappiamo, cioè, se si potrà giocare col pubblico, molto probabilmente con le chiuse, sarà veramente tutta una situazione molto strana. Diciamo che pensiamo giorno per giorno e vediamo come si evolve la cosa. Speriamo bene di poter giocare senza mascherine, col pubblico, cioè che torni tutto alla normalità, io lo spero. Allora, ieri sera abbiamo proprio parlato con Chicco di questa cosa, pallavolo e pallacanestro con la mascherina, proprio anche no, Noemi. Oh, no, 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 non si può, uno No, muore. anche no. Mi dici due cose di Cuneo. Allora, sei arrivata tu, è arrivata la cipriota, adesso spero di pronunciare bene, Caterina Zaccaiu, che è così, centrale dell'Olympiacos Pireo, si sta muovendo molto busto. Dove fra l'altro ti salutano, da dove ti salutano, è arrivata la Gray, la Pulter a palleggiare, la Olivotto, la Mingardo, insomma qualcosa si sta muovendo, che squadra ti hanno detto che faranno? A Cuneo? Ma allora mi hanno detto che saremo una squadra che darà fastidio alle grandi, quindi mi piace essere la squadra fastidiosa che mette un po' di palle vuote a quelli che devono vincere tutto. Quindi saremo secondo me una bella squadra. Saremo un mix di esperienza e di giovani, perché ci sono molte giovani, e daremo del filo da torcere sicuramente. Insomma, vuoi fare il peperino come abbiamo capito che è nel tuo DNA, che è nel tuo DNA. Mi fai vedere un altro oggetto, poi io ho un po' di altre foto. Hai un altro oggetto da farci vedere? Questo. La macchina foto? Una Polaroid. No, fantastico, fantastico. Perché io Perché? appassionata di foto, a me piacciono tantissimo foto. Io ho il frigo pieno di foto appiccicate, Polaroid, perché in tutti i posti io ce l'ho sempre dietro, faccio le foto con me, faccio le foto col cane, c'è proprio una cosa che mi piace. Poi adesso un po' meno, ma in tutte le squadre in cui sono stata, nel mio appartamento era sempre pieno di quadri con foto, sempre, sempre, è una cosa che mi sono sempre portata dietro perché mi è sempre piaciuto. Tue fatte da te? No, foto di me che gioco, foto di fatte anche da me, un po' un mix, diciamo foto in generale. Qua dicono sì, ha il frigo pieno, è vero. Evidentemente sono venuti a casa tua e l'hanno visto. Sì, è vero. Allora, un salto indietro nel tempo, guarda che grinta, eccoti qua. E andiamo, visto che abbiamo parlato di busto, eccoci qua, noi siamo pronti. Cosa ha significato per te busto? È stata una bella esperienza anche quella lì. Alla fine siamo arrivate in finale di Coppa CEV, abbiamo perso proprio per un pelo. Eravamo una bella squadra, giovane. Siamo uscite sfortunatamente contro Casalmaggiore in campionato perché sia io che Valentina Diouf
avevamo avuto un infortunio, quindi non siamo riusciti a giocare la partita. Non è magari solo per quello, ci mancherebbe, però potevamo fare forse qualcosina in più. E è stato un bell'anno perché comunque io sono molto amica di Valentina Diouf, molto amica di Federica Stufi, quindi ci siamo veramente, eravamo veramente un trio tosto, forte. Allora, una delle ragazze che hai citato è stata con noi, è stata con me, insomma, è stata con noi, perché questa è una community che è Valentina ed è stata molto simpatica, molto brava, molto spontanea come lo sei tu quest'oggi. Ci ha raccontato delle cose bellissime, della sua esperienza anche in Corea, ma insomma, del possibile ritorno in nazionale, anche qui, della convivenza nei ruoli, insomma, bello, una chiacchierata così a tutto tondo. Vorrei ricordarvi che tutte queste chiacchierate poi non sono fini a questa intervista Instagram, ma vanno su dallarevole.com, così potete vederle sempre e ne potete usufruire. Tra l'altro ci sono anche tutti i movimenti di mercato, perché cioè adesso, nonostante dicono che insomma c'è meno grano, comunque il mercato è attivo, sia maschile che al femminile. Salto indietro nel tempo, Pesaro, eccoti qua. Pesaro, ecco. Lì eravamo veramente una bella squadretta, perché comunque in squadra c'eravamo io, Chirichella, Tirozzi, De Gennaro, Che è lì Ortolani. con te, che è lì con te, vedi, il primo tempo stai per darlo a lei, questo è un primo tempo, perciò. Quindi sì, eravamo una squadra, cioè tutte giovanissime, perché eravamo tutte giovanissime, però se ci pensi adesso, cioè comunque eravamo uno squadrone, Chirichella, De Gennaro, Ortolani. È stata una bella esperienza e lì avevo Andrea Pistola, che ritroverò quest'anno a Cuneo. Infatti mi ero trovata molto bene ed è stato uno dei motivi per cui comunque ho scelto Andrea. Ah, vedi che insomma anche gli allenatori. Non ti chiedo qual è l'allenatore con quale sei trovato meglio, quale peggio, non te lo chiedo, perciò voglio dire, mi sono trovato bene, ma no, non mi interessa. Mi sono trovato bene con Pistola, ci torno molto volentieri. L'ho presa larga perché poi devo arrivare a Novara, lo sai che ci devo arrivare a Novara, eh? Cioè l'ho presa larga, come dire, poi in fondo, boom, eccoci qua. Ti ho messo una foto dove sei bella carica, e poi sai che domanda ti faccio, eh? Tanto, anche qui vedi che parto da lontano per arrivare lì, così ti prepari. E adesso la domanda te la devo fare. Quello scudetto? È stato veramente difficile perché avevamo fatto un campionato strepitoso. Abbiamo finito la regular season, se non ricordo male, 10 punti in più rispetto alla seconda, e poi quei playoff lì, una noi, una loro, una noi, una loro, e alla fine non siamo riusciti a portare a casa lo scudetto. È stata veramente una grande delusione perché veramente eravamo anche in casa nostra. E è stato tosto perché poi anche l'anno dopo non è stato facile perché sai, il pensiero dell'anno prima di non aver vinto lo scudetto, i perché, come mai, colpa di chi, colpa di non è. Quindi è stata un'esperienza difficile che mi ha fatto comunque crescere, quello assolutamente, perché tutto fa crescere, tutto fa un po' bagaglio, diciamo. Allora, innanzitutto, poi riprendo l'argomento, ci saluta e ti saluta Serginho, che parliamo di un mito vero che tra l'altro ha chiuso la carriera di giocatore, inizia quella di allenatore in Brasile, è stato premiato miglior giocatore dell'ultima Olimpiade di Rio, dove il Brasile ha vinto il Maracanazinho, tra l'altro battendo in finale l'Italia, perciò lo applaudiamo per quello che ha fatto, anche per quello che ha regalato ai tifosi italiani, perché è stato veramente un privilegio poterlo vedere giocare. E questo, visto che ti occupi di comunicazione, è, diciamo così, l'aspetto positivo di questa pandemia, perché ci ha vietato per tanto tempo di stare vicini, dal punto di vista prettamente fisico, ma ha allargato gli orizzonti. Siamo entrati veramente in un altro mondo, caro Noemi. Torno al discorso, poi ti faccio due domande di comunicazione, visto che vuoi fare questo lavoro, io sono, mi hai incuriosito. Io ricordo bene che tu sei stata la principale indiziata della sconfitta di quella sconfitta. Era la fase più ascendente della tua carriera, cioè tu eri la palleggiatrice del momento di cui si parlava molto anche in prospettiva futuro. Hai avuto una bella rallentata in questo processo. Come hai reagito e cosa è scattato nella tua testa? Noi adesso lo possiamo fare perché è passato un po' di tempo. Se te l'avessi fatta la domanda allora, forse non avresti avuto la risposta. Adesso forse sì. Ma allora, guarda, poi lì comunque ero anche giovane, quindi forse mi fosse capitato adesso, non credo che avrei avuto tanti problemi, perché sono molto maturata, sono molto cresciuta da tutti i punti di vista.
Lì avevo patito molto e infatti l'anno dopo a Busto, soprattutto all'inizio, ho fatto veramente tanta fatica perché comunque arrivavo da una stagione dove io ero la colpevole delle partite perse, dello scudetto perso e tutto, e mi sentivo sempre, non so, gli occhi addosso, era una cosa proprio anche durante gli allenamenti, mi sentivo sempre giudicata. E quindi ho fatto tanta fatica. Per fortuna sono riuscita a uscirne, perché in tanti casi, molte volte, molti giocatori non riescono a uscirne. Io sono contenta di esserne uscita bene, perché alla fine sono contenta di quello che ho fatto dopo, degli scudetti vinti anche all'estero. Quindi sono contenta e sicuramente ho imparato a non farmi mettere i piedi in testa da nessuno e a non ascoltare tanto i giudizi degli altri, ma pensare più a me stessa e a quello che so fare veramente. Quindi sono molto tranquilla e non mi scalfisce più niente. Beh, diciamo che la tua disamina, molto chiara, molto franca, molto trasparente, conferma il processo di crescita che è avvenuto in te, sicuramente, Noemi. Ma tu, cioè, mi hai incuriosito molto con questo aspetto della passione per la fotografia e la comunicazione. È tutto un mondo globale quello di cui stai parlando. Cioè, quando finisci di giocare, cosa vuoi fare? Ma allora, io vorrei rimanere nell'ambiente della pallavolo, quindi se riuscissi a fare la giornalista sportiva, la telecronista, comunque mi piacerebbe. E intanto mi piacerebbe anche comunque continuare questa passione che ho per le foto, per gli animali, perché anche lì adoro gli animali, adoro il mio cane, i miei gatti, quindi qualcosa troverò da fare sicuramente. Non ho neanche un dubbio, guarda Noemi, non ho neanche un dubbio. Fra l'altro, proprio il mondo della comunicazione è cambiato in maniera radicale. Anzi, diciamo che è iniziato il vero processo 3.0 della comunicazione. Perciò anche i social hanno preso un abbrivio positivo con maggior credibilità. Adesso c'è un proliferare incredibile di conversazioni, di dialoghi, di interviste, di pseudotrasmissioni. È chiaro che adesso si arriverà a una selezione naturale, però tu studia, Noemi, perché sicuramente questo è il momento giusto per Quasi finito, apprendere. sono due Dove ti esami. lauri? Dove? Ho fatto quella online, Sta? campus, perché sennò non lo potevo seguire, quindi dovrei adesso la prossima sessione finisco i miei due esami e poi via con la tesi e entro l'anno dovrei riuscire a laurearmi. Argomento della tesi, sono curioso, sai, questa adesso mi incuriosisci moltissimo. Comunicazione nella pallavolo. Cosa avrebbe potuto essere l'argomento della tesi se non questo? Hai ragione. Brava. Poi me la fai leggere, mi raccomando. Sono molto, molto curioso, molto curioso. E vedi che ho scoperto tutti gli risvolti che non conoscevo di te. Cosa ti aspetti che succeda quest'estate quando pensi di poter tornare in palestra ad allenarti? Perché vedo, grazie a TikTok e ai social, vedo che ti stai allenando un po' con tutto a casa perché ti seguo. Quando pensi che si tornerà a giocare? Ma allora, se tutto va bene, in teoria a Cuneo dovremmo incominciare verso dopo la metà di luglio. Quindi io vada tutto bene, che si possa iniziare anche perché io non ne posso più, voglio giocare, non ce la faccio più. Di giocare, toccare una palla, qui la tocco perché vado sotto contro al muro, però giocare con le mie compagne è tutta un'altra roba. Manca fare gli allenamenti, mi manca tutto, quindi spero veramente che si possa iniziare il più presto possibile. Guarda, ovviamente questo è l'augurio di tutti noi che amiamo lo sport, ma anche perché significherebbe che molti problemi sono stati finalmente archiviati in maniera definitiva. Tra l'altro vedremo cosa farà il campionato femminile. Il campionato maschile sta pensando a una super overture all'Arena di Verona con una super coppa in edizione un po' amplificata. Vedremo ovviamente, poi avremo occasione di riparlarne. Nella tua testa vai a fare le vacanze quest'estate perché a questo punto uno penserebbe, dici, adesso vado al mare, poi vado in montagna, poi faccio un viaggio. Viaggi no, viaggi no. No, niente, niente, mi preparo bene così finisco l'università e basta, mi dedico solo a questo. Allora, Noemi, è stato un vero piacere. Bene. Salutami tanto alla tua mamma, che io ho incontrato una sera, casualmente lei si ricorderà, io mi ricordo molto bene di certe situazioni. No, ma Va sicuramente ti sto ascoltando, bene, quindi la saluto molto signora, mi ricordo quello che mi ha detto allora,
Quella sera al forum di Assago, ecco, tua mamma ha capito, sicuramente ricorderà perché mi si è avvicinata, mi ha detto, sono la mamma di Noemi, signori, le dico buonasera, signore, un piacere, poi lei quello che mi ha detto, dica che me lo ricordo molto bene, perciò la ringrazio con grande affetto e simpatia, che sono poi i sentimenti che provo per te, Noemi, è stato un vero piacere. Piacere mio, davvero, grazie. Allora, quando sei pronta, chiamami, adesso abbiamo i reciproci numeri di telefono e voglio vedere la tesi assolutamente, poi parleremo di comunicazione. Va Grazie bene. Noemi, è stato un vero piacere. Adesso andiamo da una palleggiatrice di temperamento ad un palleggiatore di altrettanto temperamento che è Michele Baranovic. Sono molto contento, davvero, di aver parlato con Noemi. Ripeto, non la conoscevo, nel senso che non ci eravamo mai parlati uno con l'altro. Adesso vediamo se arriva Baranovic. Poi vi ricordo che domani alle 14 ci sarà Giulio Sabbi, che è un giocatore che torna in Italia dopo l'esperienza vissuta un po' in giro per il mondo, in Cina, un po' dappertutto. E alle 14:30 un grande allenatore come Marco Mencarelli. Che è andato a allenare da Scandicci, va a Firenze, è già andato, cioè andrà, visto che comunque l'attività non è ancora iniziata. Vediamo se è arrivato Michele, poi eccolo qui, adesso mi collego con lui. La settimana prossima ci saranno altri quattro campioni e vi preannuncio che ci sarà un vecchio amico che ritroverò con grande piacere, che è Joël Despeigne, che mi ha chiamato ieri e ha detto: Joël, facciamo la diretta, ricorderete il diavolo. Ciao Michele, Ciao, ciao Lollo. come stai? Che bello Bene, bene, vederti. bene, grazie, dai, sto molto bene. Allora, tu, se io guardo in qua, non è che sono distratto, ma sto cercando delle fotografie che ti riguardano, perciò non è un segno di irriverenza nei tuoi confronti, ma è solamente la necessità di aprire il computer. Prima domanda che ti faccio è questa, perché così evito, ho parlato prima della mamma della Noemi, che poi mi scrivo, mi chiami la tua mamma e mi dica quello che mi ha detto un giorno, faccio vedere il tuo cognome e tu mi dici esattamente come si pronuncia. Guarda, ci litigo da quando sono ragazzino perché ne ho sentito veramente di tutti i colori, quindi non è un problema. La pronuncia giusta è Baranovic. Oh, a me piace far parlare i diretti interessati perché così non è che può essere uno interpretato in maniera differente. Perciò, Michele Baranovic, e io ringrazio la tua mamma, tra l'altro, Sì. per quello che mi aveva scritto, perché se poi la figura la faccio io sbagliata, no? Sì, Perciò, no, vabbè, siccome. se sembrava un'offesa, ma no, non c'è nessun No, no, problema. no, guarda, Michele, mi conosci bene, non me la prendo, anzi, accetto i suggerimenti perché poi, anzi, mi evitano di fare delle figure pubbliche non eccellenti. Prima domanda che ti faccio è come stai? Perché non te l'ho ancora chiesto. Bene, 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 sono a casa, sono con la mia famiglia dopo un mese passato giù a Vibo in totale solitudine, quindi sono contento di essere a casa, di poter stare con mia moglie, mia figlia, quindi ora sto bene, sto molto bene. Oh, questo sono veramente molto contento. Allora, con te facciamo una chiacchierata. Altra domanda che ti faccio subito, perché poi mi è capitato tante volte, no? Quando andavo in giro a fare le telecronache, ma perché Baranovic gioca in Italia con Zlatanov, Simeone, Vlasko, Zajcev, Travica? Cioè, spiega perché potete essere italiani a tutti gli effetti. C'è un motivo, ovviamente. Vabbè, il motivo è semplice, comunque sai, negli anni passati tantissimi grandi giocatori dall'estero sono venuti in Italia e poi diciamo che hanno messo un po' le loro radici qua, no? E i figli di questi grandi ex giocatori sono cresciuti qua, come me, come tantissimi altri, e diciamo che è stata anche un po' la fortuna, no? Della nostra pallavolo, anche della nazionale, no? Soprattutto negli ultimi anni, quindi ben venga la globalizzazione, insomma. Come il tuo papà, perché voglio dire, il tuo Esatto. papà è un grande giocatore. Allora, io ho preparato un po' di fotografie, tu poi mi fai vedere cosa hai preparato perché nessuno sa niente. Parto dalla fine, Va Michele. bene. Vibo. Vivo. Perché vai via? No, allora, Se vai guarda. via, se vai via, perché non lo so, non Guarda, sappiamo no, assolutamente niente. questo lo confermo, nel senso avevo un altro anno di contratto, però il motivo è stato semplice, avevo voglia di stare un po' più vicino a casa, perché l'anno precedente in Turchia per mille ragioni non sono riuscito a stare tanto con la mia famiglia, l'ho vista pochissimo.
Quest'anno anche per mille motivi, prima col discorso del palazzetto, quindi noi eravamo praticamente sempre in trasferta, sempre in giro, poi per il Covid e tutto non ho avuto la possibilità di stare con la mia famiglia. E siccome ancora tutt'oggi di certezze per la prossima stagione ce ne sono poche, no? Volevo svincolarmi per avere la possibilità magari di trovarmi qualcosa vicino a casa e poter stare un po' di più con la mia famiglia. Detto questo, a Vibo sono stato benissimo e colgo l'occasione per ringraziare tutti i tifosi, innanzitutto, che mi hanno fatto sentire a casa, perché sono stati fenomenali, veramente. Ringrazio la famiglia Callipo, perché mi ha dato una grande possibilità non solo di giocare per la loro società, ma anche di scoprire la Calabria, che personalmente non la conoscevo benissimo, e quindi un grazie di cuore. Poi per la stagione è stata travagliata per mille motivi, conclusasi forse nel peggiore dei modi, perché penso ci fosse la voglia da parte di tutti di giocarsi la salvezza fino alla fine sul campo. Così non è stato. Pazienza. L'importante è comunque stata la salute di tutti, e anche per la situazione generale penso non fosse giusto continuare. Se resti, costruiamo un palazzetto nuovo in un mese, ti prometto una. Bene, vuol dire che c'hai degli amici. Allora, hai parlato di Turchia. Allora, noi in questa chiacchierata che facciamo, ovviamente, io una foto sulla Turchia se l'avevo, dove sei andato, hai vinto la Supercoppa. Eccoti qua con Alberto Giuliani, che è un allenatore che ha sempre creduto molto in te. Che esperienza è stata andare in Turchia? Che poi ha fatto il paio con quella che avevi fatto tanti anni prima in Polonia, a Resovia. Vabbè, quella in Polonia fu la mia prima stagione da titolare in una Serie A e fu strana per molti motivi. Quella in Turchia forse ancora di più perché arrivavo da... ero senza squadra, ero senza squadra, no? Io avevo ancora un altro anno di contratto a Piacenza, poi Piacenza chiuse la vecchia società e quindi io mi ritrovai di punto in bianco senza squadra e all'ultimo arrivò questa chiamata, ovviamente ha preso il volo, soprattutto anche per il fatto che c'era Alberto da allenare insieme ad Alfredo Martilotti, quindi è stata una stagione particolare, inaspettata, perché ovviamente sono arrivato all'ultimo, è stata una bella esperienza, tosta, però bella alla fine. Abbiamo portato a casa un titolo, abbiamo fatto una stagione regolare spaziale e poi ci siamo persi un pochettino nel finale. Però complessivamente è stata una bella stagione. Ti hanno scritto vieni a Padova che è vicino a casa, visto che abiti a Crema c'è posto perché Dragan è andato a Perugia, tra l'altro a posto di Padova, Valerio Baldovin è andato a allenare a Vibo. Io non ti faccio commentare, leggo solamente quello che ti scrivono, tu sorridi, tanto alla fine la domanda te la faccio dove finisci, perciò la prendiamo lunga, poi ci arriviamo. Va bene. Ma dai, tanto è così, dai. Questo qui sei il ragazzino a Resovia, e qui sei un po' diverso da oggi e la domanda te la devo fare, poi mi fai vedere un oggetto. Allora, io ti conosco abbastanza bene, ho sempre provato molta simpatia per te e mi piaci molto come persona e come ragazzo, per la tua spontaneità, la tua sincerità, il tuo sorriso che palesi anche qui, però sei uno bello tosto, ecco, devo dire. Allora, il tuo carattere un po' da peperino ti ha condizionato la carriera? Sì, assolutamente. No, io sono sempre stato uno molto diretto, molto, molto, mo troppo diretto, forse. Bravo, troppo, stai attento. Ma lo sono sempre stato, almeno dentro di me, cercando la positività, nel senso a volte ero molto diretto, molto duro, anche proprio da prendere un po' a schiaffi, diciamo, ma il mio unico intento comunque negli anni è sempre stato quello di migliorare e di vincere, no? Ho avuto la fortuna di avere sempre accanto a me una moglie che mi ha prima sopportato, poi supportato e mi ha aperto gli occhi su tante cose, no? E sicuramente anche l'arrivo di mia figlia mi ha fatto fare uno step in più. Non rimpiango tanto di cosa ho perso, perché comunque nella vita ci sono sempre un po' queste sliding doors, no? Quindi sono comunque contento di essere rimasto me stesso, magari limandomi un pochettino. Ecco, sicuramente certe cose che ho fatto prima, magari con la testa di adesso non le avrei rifatte, ma
non rimpiango nulla, perché altrimenti vivrei male, no? Il passato. Sì, dico, magari avrei potuto fare diversamente, però pazienza, è andata così, ho imparato qualcosa. Guarda, è bello, carattere forte, ma antidivo uno che non si sente arrivato e riesce a creare rapporti umani importanti. E questo ti fa onore, Michele. Grazie. Perché, ti chiedono chi porta adesso le pizze al club. Perciò... Il prossimo padeggiatore, non so, qualcun Mi altro. fai vedere un oggetto, poi vado avanti io con le foto? Sì, allora. Aspetta, lo faccio vedere, è un po' complicato. Allora, bravo, Modena, bravo. Allora, la foto di Modena che avevo preparato l'hai già anticipata. Modena nella tua carriera, stagione Modena. 12-13. Modena è stato il mio primo campionato da titolare nella Serie A italiana. E mi ricordo ancora, mi arrivò la telefonata dal mio allora procuratore, mi disse: ti danno in mano Modena. E mi fa: la prendi? Faccio: porca miseria, vai, vai, andiamo, andiamo. E lì per lì non mi resi conto cosa volesse dire, no? Poi, già dai primi allenamenti, la prima partita, ho detto: dove mi sono ficcato? Fu un anno bellissimo, forse quello che mi ricordo con più affetto, perché Modena era in un periodo un po' negativo, no? Veniva da anni un po' bui economicamente, risultati, una squadra fatta di praticamente sconosciuti, perché io ero uno sconosciuto, tanti giocatori, arrivò Kovacevic che era uno sconosciuto, De Rore era uno sconosciuto, l'opposto aveva giocato solo in qualche campionato estero, quindi la gente si chiedeva chi fossimo, no? E all'inizio non ti nascondo che fu difficile perché c'era poco pubblico, non ci si aspettava nulla da noi, e poi invece fu una grande stagione perché riuscimmo a vincere contro tutte le grandi e riuscimmo ad andare alle Final Four di Coppa Italia buttando fuori Piacenza, che era una corazzata in casa loro. Fu pazzesco. La cosa più bella che mi ricordo sempre di quell'anno, che iniziamo la stagione con pochissimo pubblico e alla fine il tempio del volley era pieno per noi, quindi questa è una cosa di cui vado tremendamente orgoglioso, orgoglioso. Roberto dice che giocavi con Celitans. Eh? Un bel Ecco, animalotto. un bel animalotto. Poi dopo giochi così bene che ti chiama la Lube e vai, stai lì, vinci lo scudetto, eccolo qua, che è l'unico scudetto della tua carriera, e poi vinci la Supercoppa. La tua carriera è lanciata. Cosa succede lì, Michele? Ma succede che il secondo anno, per un po' di nervosismo, per come andava la stagione così, ebbi uno scontro durante un'azione con un compagno, uno scontro proprio di gioco, e nel sedermi sulla panchina, no, per il dolore, feci questo gesto ad aprire le mani e mi ruppi una mano. Mi ruppi una mano. Fu un errore mio, ovviamente, non voluto, perché se ne sono dette veramente tante su quella cosa lì. Io non voglio nemmeno stare ad aggiungere altro perché non mi va. E da lì poi sono andato, no, fecero una scelta, io andai da un'altra parte e via. Però ricordo i 2 anni della Lube come 2 anni positivi, insomma. Vinci uno scudetto, una Supercoppa. Ebbi la possibilità di giocare sempre per vincere, di conoscere tanti campioni, di conoscere Alberto, perché fu la prima volta che lavorai con Alberto, quindi è comunque un bel ricordo che mi ha insegnato anche tanto. Martina dice che ti deve vedere dappertutto, visto che hai parlato della Supercoppa, sono andata a cercare nel libro che ho fatto per la Lega, vediamo se riesco a fartele vedere. Eccoti qua, perciò. Le vittorie fanno sempre piacere, Michele, perché vedo che quando uno si rivede dopo un pochettino, evoca dei sentimenti positivi, e perciò sono così. Mi fai vedere un altro oggetto? Un altro oggetto. Altro oggetto, questa Medaglia d'oro. della Challenge Cup con Verona, che per molti la Challenge Cup è un torneo europeo sicuramente non di prima fascia, e effettivamente può essere così, ma per me è importante perché è l'unico trofeo che ha vinto Verona nella massima serie, soprattutto a livello europeo, no? Alla prima partecipazione. Tu parla, che ti faccio vedere anche, cioè, io ho preparato un po' di tutto, qua sei
Sono messo Sei benissimo. stato bravo perché hai sempre preso delle foto dove ero molto magro. Bravissimo. Ma perché le ho accuratamente, ho fatto un po' di Photoshop, Neanche le ho bravo, accuratamente bravo. scelte e poi sistemate, Bara. Bravissimo. E no, per me è bello perché so che, sai, nelle società importanti magari vinci un altro scudetto così e vai a mettere un altro sassolino già sul mucchio, no? Quindi magari poi negli anni è una cosa che ti porti tu dietro, ma per la società dove hai giocato è solo un pezzettino, no? Un sassolino nel mare. Invece questo qua di Verona per me è importante perché è l'unico che abbiamo mai vinto e vuol dire che sono un po' un pezzo di storia, no? Della squadra. E lo porto con me nel cuore molto volentieri, anche se è una coppa che viene spesso bistrattata. Mi ricordo quella sera che ci siamo trovati dopo una festa di Verona che io avevo presentato lì e mi avevano intervistato un giornalista dell'Arena e ha detto io terrei Baranovic. Stesso un gran casino, comunque cioè, ho espresso quello che pensavo e lo confermo, e lo confermo. Ti faccio vedere, qui guardo subito la tua faccia. Beh, bello, bello, guarda, è legato anche un altro oggetto che volevo farti vedere qua. Ah, va bene, vai, È l'azzurro. bello. Vedi, io avevo preparato il pallone. No? Firmato anche da tutti i miei compagni. È un ricordo bellissimo, bellissimo perché fu una convocazione totalmente inaspettata. Totalmente inaspettata. Io era 3 anni che non venivo chiamato in nazionale. Non dico che ci avevo messo una pietra sopra, ma sai, ogni anno che passa è più difficile, no? E, tra l'altro, era il giorno del compleanno di mia figlia. Io ero fuori e stavo montando il seggiolino per lei, per la bicicletta. Mi chiama Chicco sul telefono, io lì per lì guardo, la prima cosa che ho detto mi fa: ha sbagliato il numero. Ho detto: ha sbagliato il numero perché no, non me l'aspettavo. Poi niente, mi disse, mi avrebbe dato un po' una possibilità e niente, mi sono buttato a capofitto con tutto me stesso in quell'estate, no? Che è stata per me stupenda, stupenda. Stupenda per tante cose, anche un episodio simpatico fu durante la World League, era un programma che io avessi 2 settimane, no? Di pausa e io avevo già prenotato le vacanze, insomma. Niente, vado a Milano a caricare le valigie, carico le valigie, passo in là, mi chiama il team manager della nazionale, mi fa: Bara, domani devi venire in Corea. Mi fa: siccome in Corea? Per te è un problema, io dico, no, guarda, io sono in aeroporto, fra un'ora al volo per andare in vacanza, dimmi tu. 5 minuti ti richiamo. Io, sbiancato, mia moglie pensava fosse successo chissà cosa, e io lì per lì pensavo uno scherzo. Sono corso nel primo giornale, ho aperto la gazzetta di fronte a lui, guardo, Gennelli infortunato. Ho detto, porca miseria, è vero. E da lì, niente, presi, me ne tornai a casa, e il giorno dopo andai in Corea, ma fu bello anche quello. Fu bello tutto, fu meraviglioso partecipare al mondiale. È stata un'esperienza fantastica, fantastica. Cosa hai detto prima? Sliding doors, ding dron, ding dron. Esatto. È così, è così, è così. Amico mio, guarda qua, adesso ti faccio la domanda sui tattoo, cioè quanti ne hai? No, ne ho pochini e sono ancora tutte e due da finire, ma non ho mai avuto il tempo Come pochini? Cioè, quello ti sembra pochino? per farlo. No. Ti sembra pochino quello lì? Dovrei farne uno un po' grossicello, ma devo aspettare. No, scusami, perdonami. Qual è il tuo concetto di grossicello? Se questo qui. Tutta la schiena, quindi adesso. Tutta la schiena? Ti consiglio allora di vedere adesso il bellissimo speciale che c'è su Netflix di Michael Jordan. Prendi ispirazione da Dennis Rodman, che ce n'è L'ho di già, bellissimo. guarda, l'ho già visto tutto, l'ho già iniziato a guardarlo per la seconda volta, che per me è stupendo, perché lui è stato sempre il mio idolo sportivo, da sempre, quindi è stato favoloso. Adesso, beh, magari da Rodman no. No, proprio tutto, non proprio tutto, dai. Non proprio tutto, non proprio tutto. È bella, in certe espressioni mi sembri celentano, è carino, perché in effetti hai una mimica facciale veramente. Me l'hanno detto sempre, anche dall'altra faccia della medaglia, insomma. Allora, aspetta che arrivo qui.
un'altra esperienza della tua vita. Piacenza. Piacenza è stato bello. È stato bello perché abbiamo, secondo me, un bel gruppo, no? Poi ho avuto la fortuna ancora di poter rigiocare insieme a un vecchietto di nome Alessandro Fei, con cui mi sono trovato bene, con Marshall, che erano due campioni che guardavo da quando ero bambino, no? Quindi poterci giocare insieme è stato bello. È stata una stagione tosta e brutta per come è finita, perché specialmente per me ha portato un po' di difficoltà, no? Come ti ho detto prima, poi per il mio passaggio successivo. Mm-hmm. È stata bella, è stato bello poter lavorare ancora con Alberto dopo la Lube, quindi è un altro tassellino della mia piccola carriera. Allora, a proposito di Fox, è stato con noi questa settimana, è stato molto simpatico anche lui, perché sono chiacchierate, insomma, se ci si conosce, si sorride, si parla anche di cose anche serie, perché cioè, abbiamo affrontato... Ogni tanto! Poi dopo la facciamo con leggerezza, perché visto il clima che stiamo vivendo fuori da questa chiacchierata, giusto che anche alleggeriamo un po', quale sarà il destino di Fox? Lo scopriremo solo vivendo. Ci ha detto che stava riflettendo, penso che siamo lì per... Io ogni volta che non crosso glielo dico, basta, dai, basta, non ce ne può più. Non se ne può più, lascia spazio a qualcun altro. Tanto adesso il risultato l'ho ottenuto, è il più grande realizzatore di tutti i tempi, perché tanto non lo batterà nessuno. Ti volevo dire comunque che nel frattempo da Padova ti hanno detto vieni che si beve anche bene, perché questa è la patria dello spritz, perciò si sta bene, insomma, potresti abbinare i palleggi anche... Non credo vadano molto d'accordo le due cose, però... Ti faccio... ti rivedremo in Italia l'anno prossimo, qua, chiedono. Guarda, non so, da quello che si legge in giro penso che i posti in Italia siano praticamente chiusi, no? Quindi non, al momento non credo che la mia prossima stagione sarà in Italia, non credo. Però scusami, allora, Monza è rimasto Orduna, guardavo un pochettino. A Milano rimane Sbertoli, chi va a Piacenza? Ierezuelo? Parrebbe che vada lui. Così dicono. Parugia è andato Travizza, a Civitanova è andato De Cecco. Modena, Christensen rimane? Non si sa. Trento, Giannelli, Vibo, tu non ci rimani, dicono che ci vada Saitta, poi dopo vediamo un po' quello che succede. però Padova... Rimane Padova, sì, è una possibilità, anche se okay. C'è anche... Rimane Padova. Altra gente in lizza. Lo scopriremo. Allora, World League 2014, hai vinto... La medaglia di bronzo è stata una grande festa, come sempre quando gioca la nazionale in Italia. La domanda è, ci pensi ancora all'azzurro? Ma ci penso sì. sarebbe folle non pensarci. Ci sono tante variabili, tantissime variabili. Il mio sogno nel cassetto, che adesso si sta infognando sempre un po' di più, è di poter partecipare alle Olimpiadi, no? Fatto quello, onestamente sarei in pace col mondo, credo, e c'è quello, è ovvio, l'azzurro ci si pensa sempre, penso che qualsiasi giocatore ci pensi sempre. Ci sono tanti fattori in ballo, è ovvio che l'allenatore deve fare le scelte, si vedrà, la mia disponibilità c'è sempre stata, come hai detto tu prima, si scoprirà solo vivendo. Guarda, qua comunque ci sono tutti i tifosi di Padova che dicono che fanno abbonamento, che cioè io vedo che qui insomma praticamente fanno la class action per portarti lì praticamente. Vabbè, vi ringrazio. Partirà una super campagna abbonamento. Ti volevo anche dire che c'era collegato anche Chicco, Benedini, perciò comunque ha sentito quello che hai detto. Io non te l'avevo preannunciato, però la domanda te l'ho fatta. Bravissimo Chicco, sei il numero uno. Ti faccio vedere, avevo preparato una foto di Modena. Ed è questo. Cos'è il palleggio per te? Devo dire che hai due belle mani, Michele, devo dirtelo. Hai due belle mani grazie alle quali a volte quando eri un po' più giovane usavi anche tanto, come del resto appartiene ai palleggiatori talentuosi anche di estro come tu sei. Ma sai,
Vabbè, per me il palleggio è un po', è un'infinità di cose, no? È anche molto spesso una lotta interiore, no? Credo che un palleggiatore è come il vino, no? Di solito migliora con gli anni. Basti pensare a Bolla, ha vinto un'Olimpiade a 40 anni, 41 anni. Quindi, ci sono tanti giocatori che prima erano un po' più estroversi, fantasiosi, e spesso dipende anche dai tuoi compagni, no? Quindi dipende dalla squadra che hai, dal gioco che può fare la squadra, che serve di più in quel momento. È bello evolversi, è bello mutarsi in base a queste cose. E comunque, ripeto, per me è fantastico. L'ho anche sempre preso come una lotta un po' interna, perché a volte fai la scelta tecnicamente e tatticamente perfetta, ma la palla non va giù. A volte fai la scelta più scontata del mondo, e invece il punto arriva. Quindi è sempre un terno all'otto, però è bello avere la possibilità di avere il gioco in mano, no? Di essere regista, di avere quella sensazione lì è favolosa, anche se ogni tanto un paio di sberle al pallone farebbe bene darle. È bella questa che due sberline, in effetti, non solo il riscaldamento e l'allenamento. Devo dirti anche, ma tanto Michele lo sai, che il tuo è il ruolo più delicato, ma non solo perché il pallone passa sempre da lì, ma per tutto quello che rappresenta il ruolo dell'alzatore e le grandi contestazioni, i grandi dubbi, le grandi polemiche nella storia della pallavolo hanno sempre ruotato intorno al palleggiatore, se ci pensi. Hai parlato di Ball, ha avuto dei momenti in cui è stato fortemente criticato anche a livello di club. E poi è andato a vincere le Olimpiadi. E stiamo parlando non di un grande, di uno che è Grandissimo. nell'Olimpo della pallavolo. Perciò Assolutamente. non ti curare di lui, ma guarda e passa. Se uno fa il palleggiatore, questo lo deve sapere. E devo dirti che da questo punto di vista, quello che apparentemente si faceva scivolare tutto addosso e respingeva al mittente ogni cosa, positiva e negativa, era Paolino Toffoli. Apparentemente. Ne abbiamo parlato con lui l'altro giorno, devo dirti che veramente è strepitoso, ma tanto lo sai che è così. Poi di solito, Michele, come te, il palleggiatore deve essere un giocatore di temperamento, sennò come fai a gestire gli altri? Sì, guarda, io no, non mi immaginerei in maniera diversa, nel senso che sono sempre stato uno un po' peperino, no? Ma mi piace, no? Mi piace anche un po' portare un po' al limite, a volte esagero, a volte di meno, però senza l'agonismo secondo me non ci sarebbe lo sport, quindi per me è così, via. Abbiamo ancora 2 minuti e mezzo. Hai un altro oggetto? Che mi sono un po' perso. Altri oggetti no, avrei potuto farti vedere tanti cani perché abbiamo una muta qua, abbiamo sette cagnolini. Quanti? Sì, abbiamo uno zoo in casa perché mia moglie è un amante degli animali, quindi ormai ci stiamo attrezzando per aprire il pubblico. No, altri oggetti onestamente non ne ho, non ne No. ho non, anche perché non amo circondarmi di troppe cose. Se c'è una cosa che veramente mi ha lasciato il segno così, allora mi porto qualcosa a casa, così, altrimenti guardo avanti. Allora, ricordo che questa intervista, come le altre, andranno su dallarivoli.com, così rimangono lì fruibili da tutti quanti. Ce ne sono tante, veramente. Tu sei il numero 66, sono 66 interviste che non sono interviste, sono chiacchierate, tutte molto simpatiche, per certi versi anche intime, perché abbiamo parlato dell'aspetto anche psicologico della persona, non solo di quello pubblico del giocatore, come abbiamo fatto con te. Sorridendo, domani ci sono alle 14 Giulio Sabbi, che anche lui è un po' up and down, no? Un po' in Italia, un po' all'estero, un po' in Italia, un po' all'estero. Quest'altro anno gioca a Cisterna, dove si stanno muovendo tantissimo. Va Bella davvero. squadra. Ecco, poi alle 14:30 invece c'è Marco Mencarelli, grande allenatore femminile. Chiudo con questa domanda. Bara, è vero che arrivi a Verona? Leggo qui, eh. Ma non so, io onestamente penso che Stoicev abbia rilasciato un'intervista poco fa dove confermava uno spirito, quindi non credo, insomma. Domenica abbiamo fatto questa chiacchierata con lui e ha detto il mio palleggiatore è Luca Spirito, perché vabbè, e ragazzi, noi facciamo parlare di diretti interessati, Barra, perché non Giusto, è che possa essere interpretato di giusto, quello. Ecco, Barra, io ti ringrazio giusto. molto, Grazie a te, grazie a te. è stato un piacere, come sempre,
In bocca al lupo, io spero che tu possa coronare i tuoi sogni e le tue aspettative. Poi dopo, quello che ti riserverà il destino, come hai detto tu, lo scoprirai solo. Vivendo. Un abbraccio Viva il grande. lupo, grazie, grazie Lollo, Ciao sempre un Bara, è piacere. Ciao a stato un tutti, vero ciao ciao. piacere. Ci vediamo domani alle 14. Buona giornata, buon weekend, buona pallavolo, ma soprattutto buona vita a tutti. Ciao ciao!